Sveglia di buon'ora, tute, scarpe da running e tutti in piazza per la su e giù. In 6.500 gli iscritti che hanno aspettato le 10.30 per lo start della 42esima edizione. Anche quest'anno il gruppo sportivo Virtus con la su e giù ha regalato grandi emozioni ed un sorriso in un momento storico difficile. L'attentato di Parigi non è passato in secondo piano, i palloncini giallo-blu sono volati con il tricolore francese. Un gesto simbolico per testimoniare la vicinanza al popolo francese. Tanta fatica, ma anche tanto entusiasmo. Chi di corsa, chi con una semplice passeggiata, sono arrivati tutti al traguardo. Ad Andrea Lalli, il podista delle Fiamme Gialle, e Paola Di Tillo, della Virtus Campobasso, le prime medaglie. Sì, il gruppo sportivo Virtus è una delle società più importanti nella regione Molise, quindi un merito va a loro se portano avanti questa manifestazione negli anni. È sempre più difficile comunque organizzare questi eventi e quindi davvero un plauso a loro. E come ho detto, non potevo non essere presente perché ho sempre ripetuto che ci tengo alla mia regione e quindi appena ho l'occasione di fare sport, stare in mezzo alla gente, lo faccio con piacere perché mi diverto. Ma soprattutto volevo ricordare Nicola Palladino, un grande uomo che mi ha insegnato tanto nelle mie prime fasi della carriera e quindi volevo ricordarlo correndo questa su e giù. Non volevo correre seriamente perché comunque non c'era nulla in palio di importante, ma volevo soltanto correre in mezzo a questi giovani e cercare di dar loro uno stimolo e fargli capire che comunque Andrea Lalli è cresciuto come loro da queste piccole manifestazioni e se con la forza di volontà anche loro ce la mettono possono riuscire ad ottenere dei traguardi più importanti. Quest'anno anche abbiamo vinto, sempre insieme, noi queste gare ci piace farle insieme perché è un divertimento e quindi ci divertiamo insieme. Sì, è una gara per tutti, è una festa per tutti, però nello stesso tempo è una gara, quindi c'è comunque l'agonismo per noi, siamo competitivi comunque, ma anche le persone che camminano, comunque ogni anno per loro avere il cartoncino con l'ordine d'arrivo è sempre, diciamo, migliorarsi, quindi ogni anno cercano di levare qualche numerino su quel cartellino, quindi per tutti alla fine è comunque una gara. Il leitmotiv di quest'anno, le tradizioni. Emozionante vedere sfilare per il centro di Campobasso le indocce di Agnone, i balli folcloristici dei mattacchini di Mirabello, le melodie delle campane di Agnone, le traie di Ielsi, l'entusiasmo del diavolo di Tufara, le zampogne di San Polo e le voci della polifonica Monforte hanno spinto i partecipanti lungo il sali e scendi del percorso.